Dunque, lunedì non sono uscito, perché esco quando dico io, non quando me lo dice Giuseppe. Sono uscito martedì e ho preso un caffè al bar di Aladino. C'era anche il sindaco, ho offerto un caffè al sindaco. Tazzina di plastica, cucchiaino di plastica e vai. Stamattina sono uscito nuovamente, sono passato a Piazza Montegrappa, ho visto Sergio, un caro amico, mi ha invitato a prendere un caffè, mi sono fermato. Stessa storia, un tavolino all'ingresso, ordino il caffè, bicchierino di plastica, cucchiaino di plastica. Stanno comprando tonnellate di plastica questi esercenti. Vado in giro e chiedo: ma quanto incassi al giorno? 20 euro, 30 euro. Ma conviene che siano aperti quando, ponendo qualche tavolino a debita distanza, questa gente potrebbe lavorare di più? Giuseppe, ma che micchia stai facendo? Ma non è finita qui. Ne ho saputa un'altra. Sembrerebbe, anzi, sembreria, pare, mi dicono che un tizio abbia preso un drink a Piazza San Rocco, ha sporto, se si è messo da una parte fuori a bere. È arrivata la polizia locale e voleva verificare se i contenitori e tutto il resto, tutta sta plastica, fossero conformi. Ora, io vorrei dire al sindaco, no, il comune di Fraschetti ha una diecina, una quindicina di biciclette elettriche ammucchiate da una parte. Ma perché i vigili li fa circolare in auto e non li fa girare queste biciclette per Frascati? Perché se invece di scassare i gabbasisi a sti commercianti che so due mesi che stanno chiusi, no? Se invece di scassare i gabbasisi e controllare il contenitore o meno, facessero un giro per Frascati, si accorgerebbero che magari su una panchina a Piazza San Pietro ci sono tre persone di una certa età, no? Che stanno lì sedute, sì, con la mascherina, ma stanno attaccate. Sì, magari saranno, può darsi qualcuno sia anche un familiare. Ma ragazzi, io capisco che il periodo è duro e che qualcuno va fuori di testa, però non si possono rompere i gabbasisi alla gente. Sbrighiamoci ad applicare il buon senso. Un tavolino, due tavolini, tre tavolini fuori ad un bar, a debita distanza. Sono un responsabile esercizio dell'attività commerciale. Invece non sono responsabili
coloro che non si rendono conto delle difficoltà del momento. Non lo so. Io credo che sarebbe il caso, caro sindaco, di richiamare ad una riflessione le forze dell'ordine che, per carità, hanno dei comandi e li eseguono. Ma se questi comandi sono capziosi, inutili e privi di buon senso, non lo so, sindaco, forse sarebbe da provvedere.